やってみせる。はあ、とどめだ。マセンコ。Non male, raga. Ma bella raga, rieccoci qua sul canale con un nuovo video. Dopo averli pullati, andiamoli a testare. Stiamo parlando ovviamente di Trunks e Vegeta Legends Limited Tag Switch. Prima di cominciare, come al solito, vi chiedo gentilmente un like per il supporto, sulla fiducia. Per chi fosse nuovo del canale, per chi ancora non si fosse iscritto, raga, potete rimediare all'istante premendo sul tasto qua sotto e attivando la campanella. Non vi perderete più assolutamente nessun video. Detto ciò, vamonos con sto showcase, via. Eccoci qua in compagnia di Trunks e Vegeta Tag Switch. Rianimiamoli, raga, che facevano quella cosa figa. Eccoli qua, vediamoci un po' le statistiche. Ha una stella rossa, visto che sì, ci ho pullato ancora un po' e raga, sono stato fortunello. Allora, abbiamo sostanzialmente 1.372.000 di power level generale, 2.354.000 d'HP, 224.000 di strike attack, 237.000 di blast attack, parecchio incentrato sulle blast, anche se comunque per il resto nel suo kit quasi mai, se non sbaglio, si pompa unicamente il blast attack, è sempre danno puro. E infine 156.000 e 159.000 per le due difese, cosa che non sapevamo. Si porta una rossa e una gialla, la gialla che mette un più 10% di danno inflitto da se stesso per 10 count dal momento che la utilizziamo. Raga, sono curiosissimo di testare sto personaggio. Lo giocheremo per il momento senza Zamasu, che è arrivato a 7 più 2, praticamente nulla di troppo trascendentale. In ogni caso, per lui faremo uno showcase dedicato prima di affiancarlo a Trunks Vegeta, quindi li giocheremo in compagnia degli androidi che sono volati a 3 stelle plus e di Mirai, anche se giallo, raga, è l'unico personaggio che può darmi supporto, visto che Goku Black Blue purtroppo non l'avevo trovato. Non c'è un granché da aggiungere, questi sono gli equip, andiamo in PvP, vediamo che si combina, via! Cominciamo Team Bestia, che non è più in tier featured. Vedremo se può impattare almeno un minimo la cosa. Ok, totalmente inaspettato un suo switch così subito. Va bene. Ok, qualche danno in meno si sente, raga. Bel pivi, che dire. Non male, raga. Oh, peccato, l'abbiamo perso di una virgola. Ok. Andiamo così, mettiamoci l'anticover. Ciao Pan. Ma io ti lascio Pan, sei un bel dito, quindi rascino su Pan tattico. Vediamo se non ce la zecca, siamo felici. Ce la zecca. E mi rasci a tua volta, simpaticissimo. Lo azzecchiamo anche noi? Sì, bene. Fair. What? Pivi, su, pivi. Ah!
Sto sbagliando tutto quello che posso sbagliare, raga. Che brutto primo mesh. Va bene, recuperiamo il vanish così. E non riusciamo a far manco una combo. Raga, una special move, abbiamo aperto quel Gombeast. Bella storia, prossimo. Team Future, quasi mirror. Very nice. Andiamo da SM comunque. Ottimo, ottimo, ottimo. Mamma mia, quanto prosciuga il ki. Nope. Ok, ok, ok. Rush. Ecco l'anti-cover coming clutch. Anti-cover coming clutch. Ottimo. Quindi gli abbiamo eliminato il pezzo forte, raga. Restano gli altri due. È vero, noi così siamo perennemente colore di vantaggio sugli androidi. Rip, poverini. Ah, è prolungato. Ma allora ne profit. Nice. LF sugli androidi proprio. Quasi canonico. In un altro futuro magari. Che bomba, raga. Che bella bomba di personaggio. Vi stanno gasando. Prossimo. Team GT, abbastanza tranquillo. Tutto di Super Saiyan 4. Ok. Partenza cattiva, ma bro. Va bene. Ah, speravo che mi facesse qualcosa. Stop, stop, stop. Ok, qua non hai modo di bloccarmi. E portiamoci a casa una kill. Va bene, bro. Va bene, bro. Raga, due stelle non Zenkai sto Goku Super Saiyan 4. Fa dei bei danni. Fa dei bei danni, raga. Ovviamente tu hai la verde. E io mirai. Io mirai perché mi si sono sbloccati i timer count. Sotto al 50% d'HP.
Ok, vediamo di scombare, raga. Vediamo, raga, se ci sta la L. Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì. Mi piacciono, raga, mi piacciono veramente tanto. Sono un po' da imparare da usare perché c'è un botto di roba nel kit non troppo uguale, identica tra uno e l'altro, quindi bisogna ricordarsi bene quando usare una verde, con chi usarla, eccetera eccetera. Ma mi stanno gasando. Prossimo Team Song Fam di una certa importanza. Ok. Distruggiamogli le carte, vediamo di farlo smettere. Va bene. No problem, abbiamo le nostre blast e c'hai nuovamente con Beast, ok, con la blu. Mi fai fuori la verde, grazie. Ah no, la blu non ce l'ha. Niente secondo step. Puoi blastarmi per piacere? No. Ma in ogni caso avrebbe avuto l'anticover. Ciao Panti, odio. Lasciamo, raga, facciamogli fuori qualcuno. No, non cambia in pan, meglio. Meglio, raga. Va benissimo così. Ok, drop. Va bene. Perfetto. Fan infame. Ok, sei un colore buono. Andiamo. Sei caduto nella mia trappola per due volte di fila. Grande. Addio Pan, finally. Anticover, bro. E addio Gohan. Non credo proprio. Ok,
Raga, spaccano veramente tanto. Più li uso, più li gioco, più li comprendo e più mi gasano. Prossimo. Ultimo match, Team Songfan barra GT. Ok, blast di partenza. Va bene. Questa va un po' meno bene. Buttiamo 17 a tankare. Vamonos. Ok, purtroppo non ci avevamo blast. Non dovevo farlo. Devo togliermi questa brutta abitudine, raga. Oh. Bene, bene, bene. Forte, raga. Forte, 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 raga. Culo. Buff. Ah, c'avevi ancora la main. Direi Mirai, sei portato apposta per questo. Non certo perché sei giallo, Mirai. Bene. Facciamole usare il Vanish. Uff. Presa. LF su Pan? Mamma mia quanto si gode, raga! Quanto si gode LF su Pan come gran finale dello showcase! È tipo un sogno che si realizza, un giallo che massacra Pan! Bello, belli raga, bellissimi raga, parliamone. Trunks e Vegeta, Tag Switch, Legends Limited, parliamone raga, sono il nuovo top 1? Secondo me sì, secondo me Gohan Beast è stato detronizzato, non perché ovviamente sia scarso raga, ma tra il fatto che sia uscito dal tier featured, tra il fatto che siano usciti loro che counterano malamente alla fine, Pan, raga, secondo me... Tanta roba di personaggio, tanta roba di kit, bisogna abbastanza usare la testa per utilizzarli perché comunque hanno veramente tante informazioni da ricordare e quindi di conseguenza dovete utilizzare al meglio le carte verdi, gli switch e tutto quanto per poterli far rendere al 100%, cosa che probabilmente in questo showcase ancora non sono riuscito a fare, ma mano a mano che li giocavo comprendevo meglio come utilizzarli. Che dire, personaggio promossissimo, penso che questo banner sia letteralmente un must dove pullarci anche se arriverà l'ultra, sì lo so raga, tenetevi quelle 4-5.000 cronocristal di sicurezza e poi accumulatele durante il tempo, ma sicuramente vale la pena pullare anche abbastanza deep su questo banner, perché oltre a loro comunque c'è il ben di Dio di personaggi di Legends Limited, Zamasu, non l'ho ancora ben visto all'opera, ma sembra una bella bomba, quindi raga, a mio parere pullate su sto banner perché è il migliore dell'anno, ve lo ripeto ancora una volta, e loro due sono fotonici, ma fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti. Io vi mando un bacione a tutti quanti, ci vediamo presto con nuovi video.